Al Salone del Risparmio siamo con Matteo Lenardon, Deputy Country Head di Legg Mason in Italia, a cui chiediamo qual è la sua opinione sull'attuale contesto di mercato. La volatilità di sicuro è uno dei temi centrali in questo momento. La volatilità è tornata sul mercato, sia azionario sia obbligazionario, e noi crediamo per rimanere. Dopo un 2017 davvero perfetto, performance ottime sia sulla parte azionaria sia su quella obbligazionaria, tante strategie hanno sovraperformato i propri benchmark, strategie attive che però, diciamo così, anche grazie all'andamento positivo dei mercati sono riuscite a consegnare questo tipo di ritorni. La volatilità invece è una grossa sfida per tutti. Vi sono alcune asset class che sono prezzate alla perfezione. Questo significa un rischio asimmetrico per i risparmiatori e noi consigliamo di iniziare a valutare le esposizioni dei portafogli. Consigliamo questo perché in primis ci aspettiamo una maggiore volatilità soprattutto sulla parte obbligazionaria europea. Ecco, a questo proposito, quali sono i vostri consigli proprio per gli investitori che scelgono le obbligazioni? Ecco, obbligazione significa rischio contenuto e quindi i portafogli quantomeno per tutte le logiche che abbiamo applicato in questi ultimi 15 anni, le logiche sono: se sono esposto all'obbligazionario sono esposto con minor rischio. Ecco, noi consigliamo di iniziare a valutare dove sono esposto. Il quantitative easing di Draghi è riuscito a consegnare delle performance ottime nell'ultimo triennio, ma ha anche prezzato sia i sovrani sia il corporate Europa al massimo, e quindi crediamo che i rendimenti super compressi in questo momento potrebbero tornare a normalizzarsi, quindi a posizionarsi più in alto con la normalizzazione della politica economica, della politica monetaria della BCE. Ecco, il nostro suggerimento è di tornare a considerare strategie veramente globali, strategie che siano in grado di identificare asset class diverse rispetto a quelle obbligazionarie europee, ma soprattutto attive, capaci anche di riuscire a generare ritorni da posizionamenti magari corti su bond e quant'altro per quanto riguarda il sovrano e il corporate europeo. Grazie mille.